Cagliari per partire con una nuova stagione, con obiettivi importanti per cercare di confermare la posizione Champions dello scorso anno e fare ancora meglio dopo un'estate nella quale le notizie di mercato, le delusioni, le aspettative, le speranze si sono alternate. Adesso, come sempre, sarà soltanto il pallone a dire la verità. La Lazio in maglia verde contro il Cagliari su un terreno di gioco dove lo scorso anno, con il gol di Caicedo al 97esimo, la formazione biancoceleste certificò i propri obiettivi e diede un segnale importante a tutti. Oggi la squadra di Simone Inzaghi, di fatto la stessa dello scorso anno, perché senza Fares, senza Murici, con Escalante e Reina in panchina, quindi senza nuovi acquisti, cerca di ripartire e di dare immediatamente un segnale al campionato. Signore e signori, è pronta a iniziare la stagione 2020-2021 della squadra biancoceleste. La Lazio che si distende in fase offensiva con Marusic, che vediamo se riesce ad andare sul fondo e a crossare il pallone. Lo mette in mezzo e c'è il gol! E c'è il gol! Ha segnato Lazzari! La Lazio in vantaggio! 3 minuti e 30 secondi! L'azione di Marusic sull'out di sinistra, la palla in mezzo, Lazzari sul secondo palo, in sacca il gol del vantaggio. L'azione perfetta da 3-5-2. Il quinto di sinistra che va sul fondo, il cross in mezzo, il quinto di destra che segue l'azione e in sacca il gol del vantaggio. 3 minuti, 40 secondi, Cagliari 0, Lazio 1, ha segnato Lazzari. Attenzione a Marusic che parte sulla sinistra, entra in area di gola, lì dietro Immobile, il piattone, gol! Rete! Rete! Ciro! Immobile! Il raddoppio della Lazio, 74 minuti sul cronometro, stavolta neanche Cragno ha potuto fare nulla. La bella discesa di Marusic sulla sinistra, che ancora una volta se n'è andato come un treno da quella parte. Ha vinto il duello fisico con Faragò, ha messo il pallone all'indietro e stavolta Immobile ha aperto il piattone e ha insaccato il gol del 2-0. Lazio 2, Cagliari 0.